Ciao ragazzi, benvenuti sul canale. Oggi qui a Milano è domenica ed è una bellissima giornata e ho deciso di fare un salto, siccome ero già qui per altre questioni. Faccio un salto in un ristorante thailandese qui a Milano, molto buono, dove sono stato, devo dire, diverse volte, ma sul canale non l'ho mai fatto vedere. Questa volta ho deciso di fare questo video per far vedere magari qualcuno che magari è interessato com'è, e insomma, se può interessarvi, ne parlo sul canale soltanto perché mi piace, e quindi sul canale parlo di cose, di strumenti, di servizi che insomma possono essere utili per gli iscritti al canale. Qui è un po' rumoroso, ho parcheggiato qualche centinaio di metri dal posto, ma adesso ci arriviamo, vi faccio vedere. Ovviamente poi vi lascio in descrizione il nome del ristorante, l'indirizzo, quindi non serve che adesso vi dica dove sia, però per intenderci non è lontano dalla stazione di Garibaldi, ovviamente in macchina è più comodo, ma potete andarci anche con la metro. Ripeto, poi vi lascio il link del ristorante se qualcuno di voi vuole poi venire a provare. Allora, questo è il posto, Thai Square si chiama, l'insegna è quella qui in alto, c'è anche un posto fuori, insomma un po' di tavolini anche in vista della bella stagione. Visto da fuori mi sembra già bello affollato, non ho ovviamente prenotato perché sono di passaggio, sono anche da solo. Adesso entro e vediamo se c'è un tavolo libero. Questo è l'ingresso, c'è parecchia gente ed è anche abbastanza rumoroso. Adesso vediamo se c'è un tavolo libero. Allora, qui al ristorante il personale è prevalentemente thai, non completamente thai, però molti lo sono. Questo è il menù, qui ci sono gli antipasti, poi il menù molto, molto fitto, ci sono tanti piatti veramente thai che in altri ristoranti di Milano non si trovano. Insomma, attrezzi, ragazzi, siamo a Milano, quindi insomma non siamo a Bangkok. Vediamo un attimo se va sulle salad, ad esempio Som Tam, 15 euro. Qui c'è, ce ne sono due, c'è il Som Tam Thai e poi c'è anche il Som Tam più baracola con il granchio, che non prenderò ovviamente. Insomma, poi ci sono molti altri piatti, vediamo insomma cosa prendere. La scelta è molto ampia. Domenica a pranzo il ristorante è praticamente pieno, quindi fianco a me c'è una famiglia con una donna thailandese, sono anche diversi cinesi, li vedo in fondo, e adesso guardo menù e ordino. Allora, io volevo ordinare Som Tam Thai. Quello è piccante? Mai pet. Mai para? Piccante, ok. E poi volevo ordinare anche un Khao Phat. Khao Phat. Kung. Thai. Sì. Nam Pao. Ok, poi magari dopo qualcos'altro. Ok. Khao Phun Krab. Potevano ordinarla, ve la faccio vedere bene. Questa è come quella che ho mangiato in Thailandia, identica, anche il cucchiaio lo stesso, il piatto è diverso, però insomma è molto molto simile, tra l'altro molto molto buona. L'acqua non è thai, però va bene lo stesso. Il secondo piatto, Khao Phat Kung, questo riso saltato con gamberi, anche l'aspetto estetico molto curato, voi non potete sentirlo ma l'odore è molto buono.
cetriolo qui di fianco immancabile, come in Thailandia, cucchiaio forse da rivedere, però non male. Allora, per i due piatti che ho preso, Som Tam e il riso con gamberi, Khao Pat, con 29 euro, siamo a Milano, prezzo direi giusto. Abbiamo unito anche poi un simpatico takeaway da 47 euro, sul takeaway hanno il 10% di sconto. Ok, Kapunka, sarei Kapunka next time. Questo è il piccolo takeaway da portare via. Andiamo.